so che ci posso parlare, mi voglio domani. Però tanto sono da una parte tranquillo. Un'opera che rimarrà nella storia di Cosenza, un'opera che contribuisce al cammino, un percorso verso la riqualificazione, il arricchimento della città di Cosenza, e un'opera che renderà ancora più attraente una città che giorno dopo giorno cresce dal punto di vista architettonico, culturale e artistico. Un ponte che rimarrà, sarà un simbolo, così come il castello, per Cosenza. Grazie. Nell'aria, come uscisse da una finestra aperta che guarda il ponte, una musica eterea, a metà strada tra la terra e il cielo. È la luce che entra da una crepa, un sorriso. I tasti iniziano e i tasti finiscono. Sono gli sconfinati tasti della vita che fanno vibrare le corde della nostra anima, regalandole la possibilità di volare.
qualcosa nell'immagine. Dal battito d'ali di un angelo viene la luna e riempie tutto il cielo con la sua luce morbida, come le parole di un amore in una sera immobile. La bellezza insostenibile della luna illumina e nasconde la lenta danza dei pianeti, che diventa un giro attorno alla signora della notte, degli innamorati e dei ladri. Benvenuto, benvenuto Ponte di Calatrava, benvenuto tra noi, grazie di essere qui e grazie a voi tutti per questa giornata di festa, grazie, buonanotte, sogni d'oro.
credo che questa sia un'opera assolutamente apprezzata dai cittadini, da tanti anni che la ricercano, che hanno pensato a questo ponte con questa idea di modernità, e quindi questa lunga attesa oggi ha portato qui finalmente le persone a recarsi sul posto e a impadronirsi di un pezzo di città che noi oggi abbiamo realizzato, fra l'altro anche in aree marginali, perché questo ponte collega due aree marginali. Questo ponte collega Montecosi e un altro, due generazioni, il sindaco Mancini che promosse quest'opera e il sindaco Occhiuto, un'altra generazione che ha avuto il coraggio di portarlo avanti e finirlo. Dunque è già dal mio punto di vista è simbolicamente un oggetto che dimostra che a Cosenza c'è un grandissimo desiderio di modernità e di rinnovo e io sono enormemente fiero di vedendo questi colori e queste luci, di vedere che abbiamo lasciato un oggetto che appartiene nettamente al XXI secolo in questa città millenaria.